E benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo prepartita per Roma-Lecce che andrà in scena domani sera ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Ma prima di cominciare con questo video, come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace, un commento per farmi sapere la vostra e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Ora ovviamente, come sempre, come ogni inizio di un mio video, andiamo a fare il cenno storico, quindi andiamo a guardare tutti gli incontri che sono stati effettuati tra queste due compagini, Lecce e Roma, e hanno inizio nella stagione 85-86. Per gli amanti della Roma sicuramente non sarà un bel periodo, per tutti i tifosi della Roma non è stato un bel periodo, visto che il Lecce conquista la sua prima vittoria contro questa squadra per 3-2 a due giornate dal termine, e di fatto fa perdere lo scudetto alla Roma in favore della Juventus, che conquista il suo 22esimo scudetto. In tutto abbiamo però 34 incontri, di cui 32 in Serie A e 2 in Coppa Italia, che aprono e chiudono gli scontri per il momento. Ovviamente con domani ci sarà una partita in più, con due sole vittorie, una in casa nostra e una in trasferta, come dicevo prima, poi 9 pareggi e 23 sconfitte con 28 gol fatti e 75 subiti. Se invece andiamo a guardare lo storico solo delle partite a Roma, quindi in trasferta, abbiamo 16 incontri, quindi la vittoria che vi dicevo prima, che fa perdere lo scudetto alla Roma, 2 pareggi, 13 sconfitte, 16 gol fatti e 42 subiti. Ovviamente lo storico racconta di una disfatta giallorossa, no scherzo, siamo tutti e due giallorossi, però racconta di una disfatta ovviamente di questo Lecce, che nella storia è solo riuscito a strappare due vittorie e ha praticamente solo 9 pareggi, quindi tutto il resto sono sconfitte, ed è una partita tosta, come lo è sempre stata, anche domani lo sarà. Sarà una partita tostissima, anche se la Roma arriva da una partita di Europa League contro il Betis, persa per 2-1, in più c'è stata anche l'espulsione, quindi sicuramente la Roma arriva da una partita difficile, arriva da una brutta esperienza, quindi vorrà subito riprendere la marcia, così come aveva fatto per esempio contro l'Inter, e asfaltare comunque questo Lecce, che deve prendere sicuramente delle precauzioni, perché la partita di domani non sarà semplice, sarà tutt'altro che semplice, sarà difficilissima, sarà tostissima, e secondo me, se posso permettermi, sarà anche più tosta, me l'aspetto una partita più tosta e più difficile rispetto a quelle contro il Napoli e la prima contro l'Inter, visto che la Roma comunque è in un sesto posto. Quindi ha una bella squadra, soprattutto ha un bel allenatore, che quando è sotto pressione, e in questo momento si può dire che la Roma è sotto pressione, sa cacciare il meglio di sé e sa cacciare il meglio dei propri giocatori. Quindi domani la Roma potrebbe scendere con un 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, Ibáñez, Mancini e Smalling in difesa, con Spinazzola, Cristante, Matic e Zaleschi a centrocampo, Dybala e poi Zaniolo o Pellegrini, dipende dalle condizioni di Pellegrini, e poi ballottaggio in attacco tra Belotti e Abraham, con assenti Kardop e Selic, e ovviamente da monitorare Pellegrini. Mentre il Lecce dovrebbe scendere con il suo solito 4-3-3 con Falcone in porta e poi Pezzella e Gendré come terzini, Baschirotto titolare fisso e inamovibile, e forse potremmo vedere i primi minuti di un TD che si gioca il posto con Pongracic. Adesso è da vedere però se partirà titolare o se entrerà a partita in corso sostituendo appunto Pongracic. A centrocampo abbiamo un ballottaggio, tranne Yulman e Gonzalez che sono affermatissimi a centrocampo, abbiamo un ballottaggio tra Blin e Askilsen. Secondo me è favorito Blin, perché anche nella partita di Coppa Italia si è vista comunque la sua qualità proprio appunto con la Roma,
e potrebbe riscendere in campo proprio lui titolare, e per un centrocampo un pochino più fisico, visto che comunque il centrocampo della Roma, nonostante sia un po' come si dice, un po' azzoppato, ecco, diciamo così, è comunque un bel centrocampo. Cristante, Matic, Zaleski a destra, Spinazzola a sinistra, secondo me sono le fasce su cui dobbiamo stare molto molto attenti, visto che corrono. E poi ovviamente un occhio di riguardo sia all'attaccante, che chiunque scenderà in campo, che sia Belotti o che sia Abraham, saranno due attaccanti comunque da tenere sotto d'occhio, ma di più secondo me Dybala, che in questo avvio di stagione con la Roma sta dimostrando veramente tanto, sembra rinato, non è più quello degli ultimi anni della Juventus, e sta combinando comunque, sta ritornando il Dybala che gli juventini avevano imparato a conoscere nei primi anni, forse anche un pochino di più, visto grazie l'esperienza pregressa e tutto il resto, però sicuramente ci sarà da stare molto molto attenti. E in attacco invece poi dovrebbe esserci il tridente titolare con Di Francesco, Sissé e Strefezza, con Di Francesco secondo me che vincerà il ballottaggio con Banda, perché non possiamo più permetterci errori, non possiamo più permetterci inesperienze, non possiamo più permetterci errori di troppa foga, non possiamo più permetterci la poca lucidità lì davanti, non possiamo permetterci nessun minimo errore. E la partita contro la Cremonese ne è la prova, nell'esempio lampante che quando siamo poco lucidi si va totalmente in confusione, si va totalmente in apnea e si rischia di perdere, anzi non si rischia di perdere, si rischia di prendere la goleada da questa Roma, si rischia veramente di prendere tanti tanti gol, quindi massima attenzione. Spero che si sia lavorato molto di più rispetto a quanto è stato fatto per la Cremonese, perché comunque arrivare a Roma e perdere e prendere 4-5 gol, io non ci sto. Non ci sto, come qualsiasi altro tifoso non ci starebbe. Voglio vedere una squadra che gioca, voglio vedere una squadra che lotta, che sappia usare la propria intelligenza, che sappia sfruttare le occasioni, perché sicuramente domani le occasioni saranno poche, ma sfruttarle fino in fondo, fino all'ultimo centimetro di campo. Io voglio vedere un Lecce che va a lottare con intelligenza, anche con molta pazienza, perché sicuramente, ripeto, le occasioni saranno poche e bisognerà sfruttare quelle che ci capitano, e se non sappiamo sfruttare neanche quelle possiamo dire addio, visto che ci sono comunque 3-4 squadre a 7 punti, compreso il Monza, quindi siamo in una zona di classifica ancora non buona, cioè comunque abbiamo tante squadre dietro a pochi punti di distanza, visto che siamo solo alla nona di campionato, ma su tutte ristrette, 3 squadre a 7 punti, mi sembra 2 a 6, 1 a 5, 1 a 3 e 1 a 2, e tutto potrebbe cambiare con questo campionato, quindi mi aspetto, ripeto, voglio ripeterlo, perché devono capire, so che non arriverà mai a nessuno, però devono capire che bisogna giocare con intelligenza, e soprattutto lì davanti la palla va messa dentro con intelligenza, con astuzia, non di foga, non così alla svelta, non devo fare il tiro perché mamma mia mi sono dribblato 2, 3, 4, 5 giocatori, adesso devo tirare perché devo fare no, non ci serve a nulla, si perdono solo i palloni e domani non ce lo possiamo permettere. Detto questo ragazzi, il pronostico, io mi aspetto una vittoria della Roma, ovviamente non posso aspettarmi altro, bisogna essere anche un po' realistici, visto che le forze in campo sono nettamente differenti e la situazione da cui arriviamo è nettamente differente, anche se comunque arriviamo da un pareggio noi, da una sconfitta loro, però la Roma avrà voglia di vincere, stravincere per lottare sicuramente per un posto in campo, per il campionato, non per un posto in campionato, per il campionato.
Quindi, ragazzi, mi aspetto una sconfitta. Secondo me un 3-2, 3-1 è il risultato più giusto. Spero ovviamente di no, spero di poter comunque guadagnare un punticino, ma spero di vedere un Lecce che lotta. Per il momento mi basterebbe quello, vedere un Lecce rinato e che sappia giocare, perché il gioco ce l'abbiamo quando vogliamo. Detto questo, ragazzi, sempre forza Lecce. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ci vediamo anzi domani per il commento a caldo. Quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.